Salve a tutti amici di YouTube, bentornati in questo mio nuovo video. Allora, mi vedete qui tosato, perché il caldo mi stava veramente uccidendo e perciò mi sono rasato a zero. Allora, devo dire che sto molto meglio. Oggi volevo fare una video recensione di un fumetto, o meglio ancora di un romanzo a fumetti. Come avete già capito dal titolo, oggi andrò a parlare di Mouse, di Art Spiegelman. Allora, questa è l'edizione della classica del fumetto di Repubblica a 5 euro praticamente, 4,90 euro, in collaborazione con la Panini Comics, ed è il primo dei due volumi di Mouse. Quello che è appunto il primo, non è mi interessano tutte e due, infatti voglio anche riuscire a recuperare il primo, ma oggi andrò a parlare voglio riuscire anche a recuperare il secondo, ma oggi appunto parlo del primo. Allora, cos'è Mouse? Intanto, Mouse è una rivisitazione e un racconto dell'Olocausto rivisitato in chiave satirica, possiamo dire, perché in questo mondo, che è naturalmente il nostro mondo, vivono, anziché noi, gli animali, ovvero gli ebrei sono dei topi, i gatti sono i nazisti, e poi ogni popolo, diciamo, ha il suo, è rappresentato con un animale, ad esempio i cani sono gli americani, i polacchi sono i maiali e così via. Appunto qui Mouse, perché gli ebrei, che sono i protagonisti di questo fumetto, di questo romanzo fumetti, dato che naturalmente parla dell'Olocausto, sono rappresentati come dei topi, mentre i nazisti come gatti. Intanto subito vi faccio vedere queste immagini veramente terrificanti, perché proprio sembra, ma è uno di quegli fumetti alternativi veramente d'impatto, perché sì, rivisitano in chiave satirica, ma non è precisamente questo il termine. Rivisitano in questa chiave un momento bruttissimo della storia dell'umanità, e lo fa nella maniera vera, e spiega veramente come hanno vissuto gli ebrei. E quindi questa è anche una, naturalmente ebrei sono ratti, sono topi, e quindi vi è questo collegamento, e i gatti, che sono i cacciatori dei topi, sono i nazisti. La storia parla di questo, all'inizio si può vedere questo ragazzino che chiede a suo padre di parlargli dell'Olocausto, come l'ha passato lui, perché sta scrivendo un fumetto, ed è appunto praticamente lui scrive Mouse. Infatti racconta proprio la famiglia, la storia della famiglia Spiegelman. Questo fumetto è appunto Mouse, e allora inizia a raccontargli come ha passato i suoi primi anni dell'Olocausto, partendo il primo numero. La prima parte praticamente va nell'arco di tempo in cui praticamente i nazisti prendono il potere e iniziano a far uscire le leggi razziali, fino a poi arrivare a quando la famiglia di Art sarà deportata in un campo di concentramento ad Auschwitz, ma questo compare nel secondo volume. Questo è appunto il prequel di quello che è stata di quello che è stato l'Olocausto vero e proprio. Allora, intanto i disegni sono molto particolari, possiamo dire anche un po' confusi, ma si sembrano, comunque si leggono benissimo, e sono in bianco e nero. Oltre a questo, poi appunto stavo dicendo che io comunque ho intanto vi è la crudeltà della situazione, infatti non fa sconti, non
non, come posso dire, non nasconde le cose, ma le fa vedere come sono state. Infatti qui ad esempio abbiamo un'impiccagione, poi abbiamo una scena molto brutta in cui un tedesco uccide un bambino prendendolo per le gambe e sbattendogli a testa contro il muro. E quindi si vede proprio la vera natura dei nazisti e di quello che hanno fatto gli ebrei. I personaggi sono abbastanza particolari, ma non si capiscono proprio fino in fondo, secondo me. Infatti sono abbastanza strani. Ad esempio il padre, con la guerra, il padre praticamente è il protagonista, con la guerra viene proprio cambia la sua mentalità, ma questo è naturale, ma proprio si capisce la sua tristezza nel ricordare certi avvenimenti che ha passato, e quindi a volte gli capita di piangere e così via. Perché lui è stato catturato come primo all'inizio, perché era quando lui era polacco, e quando è scoppiata la guerra naturalmente è dovuto partire, ed è stato imprigionato quando i tedeschi hanno vinto la battaglia a cui aveva preso parte anche lui. E quindi erano stati imprigionati, qui subito si capiva la differenza tra gli ebrei e i non ebrei, perché infatti i prigionieri polacchi non ebrei venivano tenuti in baracche di legno al caldo, mentre i prigionieri ebrei venivano tenuti solamente in delle tende al freddo, quasi senza cibo e così via. E poi allora lui parte, poi riesce a scappare da un campo di prigionia e va e torna dalla sua famiglia, perché intanto aveva sposato Anya, che è una ragazza anch'essa ebrea, e hanno un figlio, e insomma è proprio il racconto di una famiglia ebrea durante la guerra. Poi si capisce fin dall'inizio che la madre si è suicidata, Anya si è suicidata proprio perché non ce la faceva più a sopportare i ricordi di Auschwitz e dell'Olocausto. E il tutto viene descritto benissimo nel fumetto disegnato dal protagonista, che è Prigionia sul pianeta Inferno. Questo appunto racconta come abbia preso il protagonista la notizia che sua madre si è suicidata. E qui allora va avanti tutta la storia, e loro si nascondono, scappano, è proprio è tutto, si capisce come si dice, fa naturalmente intuire il gatto caccia il topo e il topo va a nascondersi. Non mi veniva il termine esatto. Questo è assolutamente un fumetto che io straconsiglio a tutti quelli che vogliono leggere qualcosa di diverso, un fumetto alternativo, un romanzo a fumetti alternativo. E poi, come dice il protagonista qui dietro, è un libro importante, sarà interessante anche perché di solito non legge storie simili, ed è proprio la verità. Io comunque mi interessa la storia, e quindi anche la Seconda Guerra Mondiale mi interessa molto, l'Olocausto secondo me è veramente il periodo più brutto, sicuramente uno dei più brutti momenti della storia dell'uomo, che ha proprio fatto vedere tutto il brutto che c'è all'interno dell'uomo. Comunque, giusto per farvi capire, i gatti sono i nazisti, e qui si può vedere la svastica con Hitler con le sembianze di un gatto, baffetti giù. Niente, se riuscirò a trovare anche la seconda parte, a recuperarla, la prenderò assolutamente. Ricordo Maus di Art Spiegelman, prendetelo, è bellissimo, assolutamente leggetelo.
Io comunque, giusto per farvi capire, al momento sto andando avanti all'interno del mondo di Follett, che trovo eccelso, ovviamente. Adesso sono a pagina 370, più o meno, una cosa del genere. Questo è il luogo 360, veramente bellissimo. Mentre, come avevo accennato sul gruppo, la compagnia dei lettori di Facebook, ho acquistato FESF, il Fantasy e Science Fiction, il magazine, diciamo, una rivista, possiamo dire, io non so bene come definirla. Praticamente sono delle antologie di racconti fantasy e di fantascienza. Questo è il numero 1, anno 1, edizione italiana. All'interno vi sono alcuni racconti e questi sono gli autori. L'ho preso specialmente per il racconto La finestra del tempo di Mason, non so bene come si pronunci, che è l'autore di Io sono leggenda, ma l'ho preso soprattutto per questo racconto perché è il racconto che ha ispirato il libro 22/11/63 di King. Mentre poi l'ho preso anche perché vi è un racconto di Ray Bradbury, L'offerta, che è un racconto inedito in Italia, perché appunto, come si dice, voglio avvicinarmi a questo autore di cui non ho letto niente, praticamente niente, e quindi voglio leggere qualcosa di questo autore. Oltre a questi vi sono anche gli altri racconti che non sono male, però non sono neanche niente di eccezionale secondo me. Poi io tra i due generi preferisco la fantascienza, sì, sinceramente, però comunque sono belli entrambi e vi sono delle storie carine. Mentre poi nel prossimo numero vi saranno racconti di Robert Silverberg, racconti di Kate William, Robert Shickley, Ron Goulart, Roger Zelazny e altri. Euro 6, se doveste trovarlo, lo si trova in edicola, prendetelo se vi interessa il genere. Io vabbè, ve l'ho accennato nel video di Mouse, non voglio fare un video anche perché sinceramente su un'antologia di racconti non è che più di tanto. Però comunque ve l'ho accennato, ve l'ho voluto far sapere. Comunque ricordiamo ancora Mouse di Art Spiegelman, bellissimo fumetto sull'olocausto, fumetto alternativo, o meglio, io continuo a chiamarlo fumetto, ma è un romanzo a fumetti. Niente, io vi saluto. Comunque io ho preso questa edizione perché costa 20 euro l'edizione grande, quella con entrambi i volumi, però non l'ho presa perché comunque non dovrei comprarla, perché non ho libreria qui vicino, quindi non saprei bene dove comprarla, a meno che me la costeri su internet. Però dato che comunque sia, se riuscissi anche a trovare il secondo numero, questo l'ho pagato solo 5 euro. Anche il secondo numero in un'edizione del genere, o comunque trovandolo, so che esce, che è uscito anche in storia per storia, perché è suddiviso in altre 4-5 storie, cioè 4-5 capitoli, scusatemi, magari riesco a recuperarlo anche così da eBay o qualche sito. Niente, io vi saluto, la recensione termina qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!